Questa, diciamo, dal lato positivo, perché comunque mi ha portato fortuna, sono riuscito a vincere, diciamo che da metà gara ho avuto la gamba e sono riuscito ad andare facile, e, come dicevo prima, vista molto positiva, un bel percorso pianeggiante con qualche strappetto, sarebbe un buon trampolino per preparare qualche gara, un bel percorso. Ringrazio la manifestazione, l'organizzatore, Carrozza, e comunque grazie a tutti. Dal punto di vista tecnico, ecco, l'hai già accennato, questo percorso, sì, e ribadisco che comunque sarebbe un bel test per fare qualche preparare qualche mezza maratona, diciamo, quindi molto positivo per me, molto positivo. Questa è la, non credo che sia la prima vittoria quest'anno. No, ma in carriera ne ho contate fino a 300. Quest'anno non so se ne ho vinto 6-7, però non lo porto più il conto, perché ormai diciamo che lavoro, non corro più come professionista, e quando ho un po' di tempo, come oggi, che ho staccato un pochino dal lavoro e sono riuscito a venire qua sul Mona, insomma. Le tue prossime gare, i tuoi prossimi obiettivi? Per il momento non mi... diciamo che non ho obiettivi ben precisi. Comunque vorrei fare una maratona, vorrei rivincere la maratona di Pescara come ho fatto l'anno scorso. Sarebbe... non lo volevo dire, però ormai l'ho svelato. Comunque l'obiettivo, diciamo, che è quello. Si è fatto diciamo, scovare adesso. Ok, in bocca al lupo allora. Crevi il lupo, grazie. Il primo giro in compagnia del terzo classificato, che cosa è successo? A un certo punto lo conosco molto bene, Marco Visci è un ragazzo che promette bene e migliora anno per anno, ha, diciamo, bei tempi sui 10.000 metri e anche lui ha vinto molte gare quest'anno. Niente, come diceva lei, alla fine del primo giro lui ho visto che ha accusato un leggero scendimento, là ho approfittato e sono andato avanti da solo. È stata una bella gara, per me è la prima volta qui, su questo percorso, e mi è piaciuta la gara. Poi Sulmona è una bellissima città, quindi abbiamo avuto tutti la direttevole. È stato bello, un bel percorso. È un bel percorso, come lo giudica dal punto di vista tecnico? Diciamo, ci sono abbastanza curve, però dai, va bene. Sei soddisfatta per la tua prestazione? Sì, io sto preparando la maratona, quindi queste distanze le soffro un po' adesso, che ho tanti chilometri nelle gambe, però è andata bene. Un buon allenamento? Sì, ottimo. Grazie. Dottore Sarafino, ringrazio Gino Carrozza che ha ripristinato questa corsa che mancava da anni. Io ricordo di averla fatta anche l'ultima e quindi ho voluto partecipare. Sto un po' in crisi perché ho avuto un calo di difese immunitarie da un mese e mezzo, sto facendo le cure, ma ho voluto essere presente a questa corsa proprio per ricominciare ricominciare una gara che per Sulmona e per chi la organizza deve essere per forza una cosa fatta nel tempo.